Buongiorno e bentornati nella pausa caffè del capoluogo. Era un po' che mancavamo, ma perché effettivamente mancava l'occasione per approfondire una conoscenza che invece è arrivata ieri con la firma del decreto. Ecco a voi il nuovo assessore per Forza Italia, Maria Luisa Ianni. Buongiorno, grazie, Maria buongiorno Luisa. Roberta, buongiorno. Grazie per questa occasione di metterti un po' a nudo alla nostra città per farti conoscere un po' meglio. In effetti il tuo volto abbiamo avuto modo di conoscerlo come consigliere comunale in questi anni, anche se professionalmente le tue colleghe ti conoscono perché sei al terzo mandato, giustamente, no? All'Ordine degli Infermieri, si chiama così, come presidente. Ordine delle professioni infermieristiche, ecco, sì, della provincia. Perché Maria Luisa Ianni è un'infermiera, dove lavori esattamente? Che io reparto? Lavoro in terapia intensiva coronarica all'Aquila. Accidente, quindi anche un lavoro impegnativo. Impegnativo, eh? Ma sono orgogliosissima di lavorare in questo reparto perché io nasco proprio lì e quindi sono tanti anni che i pazienti in quel reparto mi hanno caricato. Nel corso degli anni le mie esperienze negative in qualche modo sono state controbilanciate dall'amore dei pazienti e quindi è una cosa che ho fatto con grande passione. Assolutamente un bel reparto, fra l'altro, perché abbiamo tante attività che noi abbiamo messo in campo nel corso del tempo. Ne parlavamo prima del congresso regionale AIAC che abbiamo adesso il 14 di settembre, quindi ci sono tante attività nelle quali sono impegnata insieme a colleghi, amici e collaboratori. E intanto vi abbiamo portato oggi in una nuova realtà imprenditoriale della nostra città. Siamo nell'angolo degustazione del nuovo bar di Dolce Aveglia qui in Viale Corrado IV. Quindi ringraziamo Teresa Spagnoli che ci ha ospitato e che tra poco ci porterà anche il suo ottimo caffè. È un angolo dove ci si ferma e ci si prende il proprio tempo per cercare di interrompere un po' la corsa della nostra vita quotidiana. E anche noi ci vogliamo fermare un secondo oggi per farvi conoscere meglio appunto il nuovo assessore con tantissime deleghe, perché hai davvero delle deleghe molto impegnative anche che spaziano su tanti argomenti, quindi dalle politiche del lavoro alle politiche giovanili, alla comunicazione, l'URP, l'informatizzazione, l'innovazione, la riorganizzazione dei tempi e degli orari della città. Questa è carina, eh? Questa è carina, sì. Sì, Roberti, in effetti è una delega molto articolata, dico io, non eccessivamente complessa, ma articolata. E una parte di queste deleghe già ce l'aveva la nostra Monica Petrella in precedenza e c'è stata aggiunta qualcosa in più perché parlando con il sindaco abbiamo fatto delle riflessioni e abbiamo cercato di mettere insieme anche temi che in qualche modo mi permettessero di esprimermi anche in una maniera più vicina a quella che è la mia formazione. Quindi ha mostrato una grandissima sensibilità e sono felicissima perché, come giustamente tu hai detto, Roberta, brava, perché hai la sensibilità giusta e l'occhio giusto in queste cose, sono deleghe che permetteranno sicuramente al lavoro che noi faremo di entrare trasversalmente in tutti i settori del comune, perché parlare di politiche giovanili piuttosto che di lavoro, piuttosto che di riorganizzazione dei tempi della città, necessariamente ci richiede il parlare del piano sociale piuttosto che del piano della mobilità, piuttosto che nel piano anche regolatore della città, perché comunque parliamo di giovani, parliamo di famiglie, parliamo certo. Assolutamente sì. Certo. Quindi dal momento che il mio intento è quello di lavorare bene con tutti senza chiudermi dentro a un angolo, perché io sono così, sono una persona molto, molto aperta, chi mi conosce lo sa, sono una persona alla mano. Sai, anche io sono rimasta estremamente colpita perché Maria Luisa è una donna fortissima. Intanto sei mamma. Grazie. Di due belle ragazze. Due ragazze, eh? Assolutamente. Di due 16, ragazze, come si chiamano? 17 e 14 anni. Non sono all'Aquila, non mi sentiranno, però una Luana e l'altra Ludovica. Oltretutto Maria Luisa viene da due notti consecutive giustamente nel suo reparto. Grazie. Eppure non mostri il minimo cedimento, solare come sempre, complimenti, congratulazioni, come grazie. Veramente soltanto determinati caratteri. Solo le donne, solo esatto, le donne, no. Donne. Riescono a fare di essere così forte e affrontare le giornate. E allenamento, Roberta. E ieri hai detto che non sei rientrata per niente, tra no, la firma, una infatti, cosa e l'altra. E infatti ero stanca perché credo, alle 6 ho dovuto fare un breve riposino, ma beh, è stato ci credo, necessario. Accidenti, due notti di seguito veramente sì. Ci vuole il fisico per reggerle. Sì. E è importante però quello che tu hai detto, assessore,
entrerai trasversalmente su tante questioni della riorganizzazione della città. Però non possiamo presentarti meglio la nostra città senza passare per un piccolo iter di quello che è stato il gruppo di Forza Italia in consiglio. Voi vincete nel 2017 con uno straordinario risultato con 7 consiglieri. Eccola, bene, chiedo scusa un secondo che Teresa ci porta il caffè, grazie mille cara, perché la nostra pausa Roberta, caffè ma guarda, oggi che davvero tazzine. Straordinaria. Grazie questo angolo, complimenti Teresa, davvero una grande idea. E aprire uno spazio così particolare come mancava alla città, grazie mille. Grazie dell'ospitalità. Il nostro locale. Grazie allora al nuovo bar di Dolce Aveglia, qui in Viale Corrado IV, una cosa che mancava e soprattutto che Dolce Aveglia meritava dopo tantissimi anni nella storia della nostra città e dell'imprenditoria della nostra città. Dicevamo l'excursus di Forza Italia in consiglio e quando il sindaco Pierluigi Biondi vince a giugno 2017 il gruppo di Forza Italia è composto di 7 consiglieri. Sì. Abbiamo visto poi che giustamente tanti assessori sono stati dati a Forza Italia, una serie di movimenti spostamenti che però hanno fatto sì che a un certo punto fossi rimasta soltanto tu a sedere sugli scranni del gruppo di Forza Italia in consiglio. È vero, è stato un atto di coraggio, dico sempre io. Sono stati comunque prima dello scioglimento del gruppo di Forza Italia, Roberta, il gruppo ha sempre lavorato in maniera unita e coesa, anche negli intenti, perché era giusto così. Avevamo fatto un risultato ottimale alle elezioni comunali, abbiamo appoggiato il sindaco davvero con grande passione e con grande entusiasmo, quindi quando il gruppo ha sentito la necessità di sciogliersi, beh, insomma, non ti nego che non sono stati momenti facili, però ho ritenuto in quel momento di rimanere coerente a quella che era stata la mia linea. Fino ad allora non c'erano a mio avviso le condizioni per poter transitare in un gruppo diverso e quindi ho mantenuto comunque il gruppo, un gruppo benché molto piccolo, perché in consiglio ero solo io e c'era il presidente del consiglio Roberto Dinari, comunque in consiglio ero solo io, quindi sì, è successo così, Roberta. È stata una scelta quindi estremamente difficile, soprattutto appunto quando a dicembre 2018, all'avvicinarsi delle elezioni regionali, c'è stato questo spostamento che però era nell'aria e sapevamo, si capiva, c'era, era nelle logiche politiche, sì, ci poteva assolutamente essere. Assolutamente sì. E hai tenuto, hai retto e adesso invece c'è stato un rientro, quindi il gruppo è diventato molto più numeroso con l'ingresso dello stesso Giorgio De Matteis, che oggi è il capogruppo di Forza Italia, Marcello Dondè, Dino Morelli. Roberto Dinari, esatto. È stato determinante. Il passaggio dei consiglieri dal gruppo di Fratelli d'Italia a Forza Italia è stato un passaggio determinante e sicuramente anche il passaggio di Giorgio De Matteis, perché come capogruppo, fra l'altro una persona che in qualche modo tiene la memoria storica politica di questa città all'interno del Consiglio Comunale, come altri per carità, però nel nostro gruppo il suo passaggio è stato bello, io l'ho accolto con grande piacere perché la sua esperienza l'ha messa a disposizione di tutti noi. Adesso ci sarà la surroga, no, al tuo passaggio come assessore. Quindi dovrebbe entrare Chiara Mancinelli, dicevamo. Dovrebbe entrare Chiara, noi la prima delle elette della tua noi lista. La stiamo aspettando, speriamo che non ci siano, ecco, non ci sia nessun motivo ostativo da parte sua di entrare in consiglio e l'aspettiamo davvero di cuore. Scendere in campo con un assessorato è una sfida decisamente importante, sì, per una persona che fa politica. Innanzitutto, come inizia la tua storia politica, Maria Luisa Ianni? Allora, la storia politica intesa proprio in senso stretto, in realtà comincia con la mia candidatura al Consiglio Comunale, ma in qualche modo mi sono sempre posta, Roberta, a capo di alcuni gruppi o movimenti, che dir si voglia. Sei una leader, insomma? Non lo so. Questa cosa Se conduci, in effetti. Probabilmente sì, però in maniera inconsapevole, perché forse non credevo neanche che la politica facesse parte delle mie corde. In realtà mi sono ritrovata nel corso della vita a fare politica senza che io ne fossi consapevole. E forse è per questo che comunque 3 mandati all'interno di un ordine professionale con tanti iscritti in qualche modo mi ha formato, ha contribuito a formarmi. Immagino.
ma anche la mia esperienza a livello dell'università, perché io insegno in convenzione con l'università da 12 anni, mi ha posto in alcune condizioni per cui ho dovuto necessariamente crescere. E quando poi mi sono ritrovata che c'era necessità di dare l'appoggio al sindaco, a Pierluigi Biondi, all'epoca c'era Guido Liris con il quale ne parlammo, e io accolsi in maniera entusiastica, come faccio sempre quando accetto una cosa. Si vede che sei una donna di passione. Sì, sì. Sono aquilana, sono montanara. Assolutamente sì, quindi l'ho accettato e mi sono ritrovata improvvisamente in consiglio comunale, certo in prima linea, ma senza che neanche io ne avessi contezza inizialmente, te lo dico sinceramente. Per 2 anni non ho mai forzato la mano in richieste di alcun tipo, finché è arrivata la presidenza della 4ª commissione regolamenti del comune di qualche mese fa. E poi la proposta da parte del mio capogruppo e del sindaco di accettare un incarico che mi riempie di gioia, sicuramente di una grande responsabilità, spero di esserne all'altezza, perché come dicevamo è una delega articolata, ma richiederà impegno. Sì, anche perché è un momento anche particolare per la città, sì. Di profondo cambiamento e soprattutto di necessità di cambiamento, insomma di passo, no? Qual è la tua idea di una L'Aquila che deve venire, del futuro della nostra città, Maria Luisa? Ho l'idea di una L'Aquila lungimirante. Credo che il problema grande degli aquilani, se di problema si può parlare, Roberta, è il fatto che noi siamo una città capoluogo, ma in realtà la nostra popolazione dopo il terremoto si è ridotta in maniera importante. Quindi ieri ho avuto modo di conoscere la struttura di supporto che sarà d'appoggio all'assessorato. Dov'è che il tuo rappresento. Assessorato, Maria Luisa? Qua via Roma, comune di via Roma, e poi abbiamo l'URP che fa capo a Palazzo Fibbioni, quindi sono due strutture che lavorano insieme. Ci lavorano persone bellissime, ma non hanno mancato di rappresentarmi da subito il fatto che nella nostra città c'è proprio è in atto, come hai detto tu, un capovolgimento, un cambiamento importante. Non è più la città di prima, ma non perché non ci riconosciamo nei palazzi, nelle nostre piazze, nelle nostre strade, non è quello. Certo. O per il fatto che viene a mancare il tessuto sociale che noi ci ricordiamo, no, di 10 anni fa, non è quello. Il problema è che tante persone che non sono aquilane sono entrate nel nostro, come dire, nella nostra società, quindi abitano nella nostra città, e quindi noi dobbiamo necessariamente allargare o regolamentare, strutturare, rivedere, articolare il modo di rifare di nuovo società. Io credo sicuramente in una società multietnica, a me piace viaggiare e in qualunque città si va del nord Europa. Non esistono città fatte soltanto da danesi piuttosto che da francesi o da inglesi. Esistono città nelle quali insomma ci si trova un po' di tutto, e questo è bello perché è un arricchimento. La nostra città non era abituata. Adesso ci ritroviamo che gli aquilani che sono rimasti hanno avuto, a mio avviso come me ad esempio, hanno dovuto necessariamente fare un atto di coraggio per rimanere. Compresa te, la Teresa, che in qualche modo, no, le attività, sì, le nostre attività imprenditoriali, sì, commerciali, quindi non è facile, ma questo ci richiede necessariamente riuscire ad allargare la nostra prospettiva, quindi non considerare L'Aquila soltanto quella che noi ci ricordiamo all'interno delle quattro mura, che seppur meravigliosa, per carità, ma deve essere allocata in una città molto più ampia. Ecco perché mi sono riconosciuta in quella che è la visione del sindaco, perché quando parla di città-territorio ha individuato in maniera precisa, no, lo sviluppo futuro. Da Campotosto a Navelli come minimo. Come brava, minimo. Brava Roberta. Maria Luisa, quale sarà il futuro del tuo partito Forza Italia? Diciamo con un Berlusconi comunque di una certa età, no, che in un certo senso più o meno è sempre in prima linea, per carità, e gli auguriamo ancora una lunghissima vita, ma insomma anche politicamente chi sarà l'erede del tuo partito? Pizzicosa questa domanda, però carina, mi piace Roberta, perché allora io sono forzista da sempre.
In famiglia lo siamo stati, soprattutto dalla parte di mio marito, quindi vedi come si ricollegano le cose. Quando mi hai detto quando comincia la tua vita politica, io a 23 anni ero già fidanzata e vivevo in una famiglia in cui i forzisti sì, avevano il predominio. Assolutissimamente sì. Erano milanisti come squadra di calcio e giustamente erano forzisti. Quindi ho imparato negli anni 90 ad innamorarmi di Forza Italia, poi del Popolo della Libertà. E l'ho seguito da sempre perché credo che la visione di Berlusconi sia molto in linea con la mia, cioè nel senso, chiunque senta parlare Silvio Berlusconi comunque non lo sente parlare mai di un territorio ristretto, ma la sua è una visione aperta, prospettica, europea e poi internazionale, cosa che penso che non siano capaci in molti a fare, certo. Questa cosa. Quale sarà il futuro? Lui è un leader indiscusso del partito, sicuramente sì, ma Forza Italia è chiaro che, come insomma, si legge un pochino dappertutto, basta andare anche sulla pagina Facebook di Forza Italia, si capisce che chiaramente anche lì si sta vivendo un momento di passaggio. Io sono la donna delle transizioni, quindi mi ritrovo sempre nei momenti di cambiamento e forse anche da un punto di vista esperienziale questa cosa mi ha formato, e quando c'è da cambiare mi chiamano a me, sempre, io mi ci ritrovo sempre. Anche nel partito si sta vivendo questa condizione. Sapete benissimo che a livello nazionale noi adesso abbiamo due coordinatori fortissimi, fantastici, che sono la Caffagna e che è Giovanni Toti, lo sapete benissimo, entrambi coordinatori nazionali, entrambi non so che cosa deciderà il partito, perché proprio di questi giorni il Consiglio nazionale si è fatto proprio in questi giorni, se si deciderà di andare alle primarie, che cosa si vuole fare, non ne ho idea. Certo è, io immagino e auspico un partito di Forza Italia che rimanga unito. Perché lo auspico, come tutti i forzisti? Perché Forza Italia è un partito che in qualche modo, essendo una forza di centro, moderata, progressista, liberale, come ci piace sempre ripetere, deve mettere dentro tutte le forze di centro, per cui le persone di centro non vogliono fare la scelta se andare a sinistra o andare a destra, vogliono riconoscersi in una forza di centro che sia un po' generalista, che riesca ad abbracciare e che riesca ad essere inclusiva al massimo. Quindi che cosa succederà? Io ti posso dire quello che spero, quello che auspico, però è chiaro che gli sviluppi futuri non dipenderanno certo dai forzisti aquilani piuttosto che certo. Di quelli di Roma, ma il cambiamento quando viene attuato non dipende mai da una cosa sola, ma da tante situazioni, da tante condizioni. Anche perché insomma, le percentuali in picchiata delle ultime competizioni elettorali hanno dimostrato la necessità da parte dell'elettorato di vedere, no, un futuro e quindi una linea, sì, che delinei e che tratteggi bene i limiti e i confini di Forza Italia in questa era appunto di cambiamento. Brava, ma sai, a livello europeo, per la regione Abruzzo io ti parlo, noi abbiamo comunque raccolto il nostro 12-12,5%. A livello regionale, certo. A livello nazionale si sono abbassate di tanto le nostre percentuali, certo. Però significa che ci sono ancora, no, dei contesti in cui Forza Italia esiste come forza di centro, poi un giorno se si chiamerà in un altro modo, certo, non ha importanza. E come hai vissuto tu personalmente l'alleanza del vostro partner, diciamo, della Lega con il Movimento 5 Stelle, nel tuo piccolo, diciamo, almeno da esponente politico di Forza Italia? Allora, mi stai chiedendo di fare in questo momento, no, di aprire la mia prospettiva. Come l'ho vista? Allora, sicuramente la Lega e i 5 Stelle non l'ho visto, come tantissime altre persone, come un matrimonio, il migliore dei matrimoni. Duraturo. Ecco, in quanto all'essere duraturo non ti so dire, perché ci sono dei momenti in cui sembra che insomma ci siano le condizioni per andare avanti, altri momenti in cui probabilmente se si desse un taglio diverso saremmo contenti anche noi come forzisti, però si tratta di equilibri che devono comunque essere retti. Credo che in questo momento l'Italia aveva bisogno di un governo di questo tipo, era necessario,
perché si era un pochino così, come dire, si era andati un pochino fuori strada, un po' troppo, quindi c'era bisogno di mettere di nuovo delle regole. E quindi il partito sicuramente di Salvini in qualche modo ce n'ha dato l'occasione, e di contraltare il Movimento 5 Stelle ha equilibrato un po' i piatti della bilancia, quindi le cose non accadono mai a caso. Io ti ringrazio per questo spazio che ci hai dedicato, per la nostra pausa caffè, Maria Luisa, perché ci tenevo a conoscerti, Roberta, meglio e a farti conoscere meglio agli aquilani, perché appunto da oggi sarai un perno fondamentale del governo della nostra città, un punto di riferimento per le deleghe appunto che ti competeranno, ma soprattutto per quelle che saranno le scelte appunto globali che partiranno dal governo e quindi dalla giunta della nostra città. Siamo tutti un po' in apprensione, diciamo così, perché stiamo aspettando la nascita del piccolo erede di Pierluigi Biondi. Siamo, sappiamo, a cui facciamo appunto gli auguri. Esatto, sappiamo che Elisa sta per far nascere il piccolo Pietro, siamo in attesa appunto della conferma della nascita, e quindi sappiamo che il sindaco in questo momento è giustamente al fianco di sua moglie. Quei momenti indelebili della nostra vita. Assolutamente. Infatti, il mio commento, il messaggino che ho mandato stamattina, godetevelo, perché sono quei momenti straordinari. Consentimi, che saranno scalpiti. Assolutamente, nella pietra, assolutamente, io direi. Assolutamente sì. Consentimi di fare gli auguri non soltanto al papà e al piccolo Pietro e alla bimba, che loro sai che hanno un'altra bambina, ma soprattutto a Elisa. Perché noi donne sappiamo cosa significa. Oddio mio. No? Però per fortuna mi sono tranquillizzata, perché so che ha fatto l'epidurale. E siccome io ho visto tanto male. Assolutamente, ha fatto un'ottima scelta. Il mio primo parto, il secondo l'ho fatto con l'epidurale anch'io. È davvero una bellissima cosa. Una bellissima esperienza. Quelle cose di modernità, eh? Quelle cose di modernità. Io ho fatto la scelta invece tradizionale di un parto normale. Ah. Perché prima le donne, mia madre, mia nonna, mi hanno insegnato che il fatto parto, tutte, un po' di dolore, mio, no, bisogna sentirlo, mio, no, però guarda, è stato un parto veloce, quindi esatto, tanti auguri assolutamente sì, a questa nuova sono famiglia. Sono quelle cose bellissime, sì, bellissime. Grazie, Maria Roberta. Luisa, allora in bocca al lupo per il tuo lavoro davvero. Credi. Mi raccomando, noi siamo qui per qualunque cosa tu vorrai spiegare, grazie, approfondire ai nostri concittadini. Ti ringraziamo per questo spazio, ti facciamo davvero, grazie, il nostro augurio di un buon lavoro, le congratulazioni per questa grande responsabilità. Ringraziamo Teresa Spagnoli e quindi Dolce Aveglia per averci ospitato in questo momento di relax nel suo angolo degustazione qui in Viale Corrado IV. E allora, cari lettori del Capoluogo, buona giornata a tutti da Roberta Galeotti e da Maria Luisa Ianni. Allora, buongiorno, grazie, ciao a tutti.